Francesco Di Fulvio, è stato comunque un grande mondiale nonostante il risultato della finale. Sì, esatto, ho già parlato un attimo ci siamo parlati un attimo tra di noi e ho detto ai ragazzi che dobbiamo essere orgogliosi, che dobbiamo uscire da questa finale con la testa alta, dobbiamo essere orgogliosi di questa medaglia perché ci può far crescere, sono sicuro che ci farà crescere, bisogna passare anche da qui. E poi appunto le finali si perdono, si vincono, ma l'importante è che il set è bello, sta sempre in questi livelli. Ci sono state, l'abbiamo chiesto anche prima a Luca Damonte che ha esordito in questo mondiale, tanti momenti da ricordare per l'Italia, la vittoria contro l'Ungheria, la vittoria contro la Grecia. Tu che insomma sei uno dei più esperti, ti chiedo, te l'aspettavi di arrivare in fondo al mondiale? Ma una volta che sei dentro sì, giochi per arrivare in fondo. Sono sicuro che questo set è bello, sorpreso, perché a parte le vittorie ha espresso veramente un bellissimo gioco. Io come gli altri, dopo ogni partita me le riguardo e le analizziamo. È veramente bello vederci giocare. Questo quindi può per il futuro essere un pensiero positivo. Adesso ci sono tanti altri appuntamenti, la World League, l'Europeo. Assolutamente sì, diciamo che da questo mondiale è iniziato un nuovo percorso che ci porterà a Parigi tra 2 anni, però in questi 2 anni ci saranno tantissime competizioni e sono sicuro che ci riceveremo tantissime soddisfazioni e vi faremo ancora gioire. Qual è la vostra forza? La nostra forza è il gruppo. Io vorrei fare, se mi permetti, se mi dai altri 30 secondi, vorrei fare un appunto, vorrei dedicare questa medaglia a Nando Pesci, perché praticamente 12 di questi 13 a parte Cialo siamo passati tutti sotto di lui e ci ha veramente formato come atleti ma soprattutto come persone, quindi questa medaglia, ripeto, dobbiamo essere orgogliosi di questa medaglia, la voglio dedicare a lui e a Luca Manprin, che anche lui ci ha lasciato troppo presto e sono stati 2 punti fondamentali, ripeto, per tutti noi, per la crescita, e lo saranno anche in futuro. Grazie. Grazie a voi.